Professor Bacelli, abbiamo appena fatto cenno al discorso della transizione energetica. Come si applica ai porti se parliamo di competitività? Recentemente si inizia a sentir dire hub portuali come nuovo polo energetico. Si può fare qualcosa di interessante nei prossimi anni? Come farlo? Che tipo di pianificazione anche serve per cercare in qualche maniera di dare un po' di maggiore competitività agli scali italiani anche dal punto di vista della transizione energetica? Ma ovviamente il tema va declinato in diversi modi e credo che sia di particolare rilevanza per l'intero sistema portuale italiano, quindi non per il singolo porto, e che sia necessaria anche una pianificazione complessiva per evitare sia sovrapposizioni da un caso sia mancati investimenti nella stessa direzione, perché ovviamente questo tipo di sfide si vincono se c'è una visione unitaria fra i diversi porti italiani. Ma ci terrei a declinare questo tema, quello della transizione energetica, sotto diversi aspetti, perché viene sottovalutato ad esempio il tema della sparizione di alcuni dei flussi importanti che caratterizzano il sistema portuale italiano, perché una fetta significativa sono prodotti energetici destinati ad alimentare centrali elettriche che cambieranno completamente il loro modello di approvvigionamento, ad oleodotti che prevedibilmente ridurranno in maniera graduale i propri flussi, la necessità di ridisegnare spazi immensi che attualmente sono destinati a raffinerie che probabilmente perderanno una quota parte del loro mercato, così come a depositi costieri, per cui c'è un'attenzione che deve essere dedicata a questo tema, che l'accompagnamento alla transizione energetica non vuol dire solo cold ironing ed LNG, che sono i temi ben chiari all'interno del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, su cui vengono destinati budget significativi, sebbene con una serie di caveat che devono essere prese in considerazione. Ma il tema transizione energetica deve richiedere anche una visione complessiva di che cosa si fa dei pontili, che cosa si fa dei carbonili, che cosa si fa dei depositi costieri che non verranno più utilizzati, in modo che questa visione, che deve avere un 15-20 anni di fronte a sé, ma gradualmente le dismissioni avverranno e non sempre saranno dismissioni facili da gestire. La prima dismissione è stata molto facile, addirittura probabilmente ha generato efficienza nel sistema portuale, ed è stata quella che ha visto protagonista il sistema di Vado Ligure, dove il pontile dedicato al carbone a un certo punto non serviva più, ma era già tutto programmato che dovesse essere trasferito all'interno dell'attuale piattaforma utilizzata dal sistema di APM Terminals per i traffici containerizzati. E lì il recupero è stato molto facile, così come è stato facile gestire alcune revisioni dell'Interland intorno, con la sostituzione di depositi costieri con depositi dedicati alla logistica. Però questo esempio è un esempio che non è completo e che ha anch'esso ancora dei buchi neri ben evidenti nel territorio. Sicuramente in altri contesti sarà molto più difficile da gestire, per cui quando si parla di transizione energetica e i riflessi sulla portualità si deve tener conto anche di questo aspetto, la pianificazione di quello che sarà necessario per convertire queste aree al meglio e mantenere l'utilizzo di queste aree ai fini portuali, in modo da poter cogliere quelle opportunità crescenti che derivano da traffici containerizzati, traffici RoRo e crociere, che sono gli ambiti di maggiore attenzione. Per cui con questo aspetto, che dal mio punto di vista richiede un piano nazionale, perché altrimenti molti degli sviluppi saranno molto similari fra porti vicini, e mi ricordo bene che alla fine degli anni 90 tutti volevano fare porti di transshipment nel sud Italia, e adesso abbiamo generato ampi spazi in ambiti portuali sottoutilizzati in maniera significativa. Per cui evitare duplicazioni di progetti e avere una visione sistemica per accompagnare questo tema della transizione energetica e della visione di che fare dei pontili utilizzati per alimentare le centrali elettriche, le raffinerie, gli oleodotti che verranno, e i depositi costieri che verranno via via dismessi, credo che sia un elemento assolutamente fino ad ora sottovalutato e che deve essere enfatizzato in maniera particolarmente rilevante. Chiaro che questa è la parte che da instruence, e poi deve essere subito abbinata alla parte construence. In parallelo deve esserci ovviamente l'accompagnamento a quello che sono le esigenze del settore marittimo, che non ha una visione chiara
di quale saranno le motorizzazioni più efficienti, dall'ammoniaca all'idrogeno, passando per il più standardizzato LNG, passando per le batterie elettriche utilizzate solo in fase portuale. Tutti questi hanno dei seri problemi ad essere implementati in maniera chiara, per cui ci sarà una serie continua di progetti pilota, di affinamenti che devono essere ben studiati e ben accompagnati, in modo che poi ci possa essere una flessibilità anche nell'utilizzo degli spazi in ambito portuale per poter gestire questo tipo di evoluzioni, perché la strada non è segnata in maniera chiara e le principali compagnie lo evidenziano in maniera chiara. Alcune investono in LNG, nel settore container e nel settore delle crociere pare che possa essere prevalente. Nei traffici RoRo sul medio e breve raggio possono esserci motorizzazioni alternative e probabilmente anche più interessanti dal punto di vista dell'impatto energetico e della possibile riduzione dei costi nelle attività operative. Per cui, per rispondere a questa domanda sulla transizione energetica, non sottovalutiamo tutti gli aspetti e tutte le problematiche. L'impatto sulla pianificazione delle aree portuali, l'impatto per accompagnare i trend delle compagnie marittime che devono ancora individuare la risposta, che non sarà una risposta unica e sarà una risposta che richiede un'evoluzione nel tempo, per cui anche attenzione a evitare sovrainvestimenti che potrebbero risultare poi non valorizzabili nel medio-lungo periodo. E poi ovviamente una serie di punti di partenza che devono essere assolutamente accelerati, perché è veramente incredibile che alcune tipologie di nave già predisposte per la doppia alimentazione non trovino il vettore energetico di riferimento nelle vicinanze, perché i continui rinvii della gestione di piccoli depositi costieri hanno portato a situazioni in cui hanno perso tutti. Ha perso la compagnia, ha perso il sistema portuale, ha perso l'ambiente, ha perso la collettività, ha perso il sistema dell'approvvigionamento energetico che non ha colto delle opportunità di sviluppo, perché in questo sistema di evoluzione ci sono anche delle opportunità di sviluppo per specializzazioni molto spinte. Io sono per metà norvegese, so benissimo quanto valga la catena degli approvvigionamenti energetici anche in termini di competenze, investimenti e forze di lavoro qualificate che possono essere generate da questo tema della transizione energetica.